Oggi abbiamo qui con noi due protagonisti che ci vengono a parlare di un importante evento che si terrà tra poco l'8 ottobre e sono Daniele Minucci e Nicola Colacicco. Salve a tutti ragazzi, benvenuti a By Night Roma. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, prima di saperne di più sull'evento che ci attende l'8 ottobre, conosciamo un po' i nostri protagonisti. Chi vuole iniziare? Tu, Daniele? Va benissimo. Va bene, allora Daniele, da tu dove provieni? Qual è la tua realtà, diciamo, da calciatore balilla? Allora, io ho conosciuto Nicola qui a fianco tanti anni fa, diciamo, 12 anni fa precisamente. E non ho avuto modo di essere praticamente un giocatore assiduo, perché per motivi di lavoro ho dovuto lasciar perdere. Dopodiché, fortunatamente, a distanza di precisamente 7 anni, quindi 5 anni fa, grazie ad una mia attività ho avuto modo di nuovo di ricontattarlo e da lì praticamente ho iniziato a frequentare questo mondo e ad oggi ne faccio parte in maniera totale. Insomma, il colpevole è Nicola. Praticamente, vero Nicola? Sì. Allora Nicola, tu da dove sei spuntato fuori? Qual è la tua storia? Beh, la mia storia parte sin da piccolo, perché forse nasco un po' con il calcio balilla nelle vene. Che a 7 anni mi sono fatto regalare dai miei genitori un calcio balilla e insieme al mio amichetto di scuola ho organizzato il primo torneo di calcio balilla all'età di 7 anni. Adesso sono oltre 20 anni che organizzo gare di calcio balilla e adesso... 20 anni? Eh sì. 20 anni, insomma, l'esperienza è tanta. Eh sì, adesso comunque diciamo che sono soddisfatto perché faccio parte di un bel gruppo della LCB, lo rappresento, sono il presidente. Una nuova organizzazione nata diciamo, da quanti anni? Da poco, da un anno, perché nasce da un insieme di appassionati di calcio balilla. Diciamo che comunque la base già c'era. Sì, 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 sono tutti organizzatori che erano presenti sul territorio italiano e adesso abbiamo anche il riconoscimento dalla Federazione Internazionale. E quindi insomma abbiamo la possibilità di selezionare la nazionale. Tra l'altro quest'anno abbiamo fatto un ottimo risultato ad Amburgo, siamo arrivati secondi. Ah, addirittura, quindi complimenti ai ragazzi. Sì, sì, no, sono stati bravissimi, straordinari. Sembravamo l'Italia dell'82, perché nelle qualifiche è bello, abbiamo stentato un po', perché insomma la formazione era un po'... C'è più gusto così, sì, no, si parte bellissimo, con difficoltà, ma poi ci sono quei risultati. Allora, da brividi che... per me rimarrà Italia-Turchia la semifinale, da vedere, quindi magari vi posso invitare, non so se posso dirlo, magari andare sulla... pagina nostra, la pagina Facebook è LCB, Lega Italiana Calcio Balilla. Ma già che ci siamo, mettete un like, ragazzi. Ok, grazie. Lì si possono vedere dei video, anche se non sono proprio da professionisti, sono amatoriali, però si vedono gli spezzoni di partita Italia-Turchia e da brivido, bellissimo. Benissimo, dovete seguirlo perché è una realtà un po' a parte rispetto magari a quella del calcio che tutti conosciamo, ma che è comunque molto bella e molto appassionante. Parliamo adesso invece dell'evento che ci attende. Lascio sempre a te la parola, Nicola, perché chiaramente tu sei l'organizzatore, la mente malvagia che c'è dietro. No, 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 io malvagia no, non è no, vero. Anzi, dai, vabbè, diciamo che sì. Machiavellica. Ho dato il mio contributo affinché tanti appassionati, insomma, si possano cimentare e oggi insieme a Daniele, che rappresenta la Roma Calcio Balilla, si farà questa qualifica, che appunto è la Roma League, campionato a squadre, la Roma League. Campionato a squadre per comuni e quartieri della provincia di Roma, perché poi le prime due classificate accederanno al campionato italiano a squadre Serie C, che si terrà poi a Salerno a fine ottobre. Quindi ci sono diverse organizzazioni sul territorio nazionale che si stanno adoperando per fare queste qualifiche. Nel territorio romano Roma Calcio Balilla ha il mandato per poter appunto selezionare le squadre più dilettantistiche, più amatoriali. Quindi ci saranno circa 30 squadre da tutta la provincia di Roma, da Civitavecchia a Velletri, per dire, ci saranno un po' anche tutti i paesi un po' più blasonati. Certo, assolutamente. Non tutti, l'obiettivo è quello un giorno, e da qui anche spero anche magari con voi di Radio Radio, di fare un bel percorso di divulgazione, perché no? Sarebbe una cosa secondo me carinissima che ogni comune possa avere la propria squadra di calcio balilla. Questo è il nostro intento, la Lega, la LCB è disponibile, quindi perché no? Perché no? Noi di By Night Roma ci teniamo davvero tanto a scoprire e a pubblicizzare, perché usiamo anche questa parola, queste piccole ma grandi realtà che fanno parte non solo del territorio romano ma anche di dintorni. Allora abbiamo dato qualche specifica. Daniele, si terrà l'8 ottobre, dove si terrà questo evento, la Roma League? Precisamente al TMR Village, in Bivia di Guidonia.
E quanto durerà più o meno? Ma si farà tutto nella giornata dell'8 ottobre. Quindi sì, insomma, ragazzi, prendetevi la giornata per chi è appassionato di sport in generale, perché qui non si parla solo di calcio, ma proprio della bellezza dello sport, di tante persone che si incontrano, si conoscono, si affrontano, si confrontano, e quindi possiamo dire che è anche un po' ritrovare quello che è il vero spirito sportivo che compete, insomma, il calcio, quello che dovrebbe essere tutti i giorni. Direi di sì, anche perché poi il calcio Melilla comunque dà la possibilità di fare gol a tutti. Questo è un bel messaggio. Calcio Balilla dà la possibilità di fare il gol a tutti. Beh, insomma, sei quasi un aforista, sei. Diciamo che sì, dai, ci sta. Ci stava tutto. Infatti, complimenti a te, Daniele, e a te, Nicola, per essere dietro a questo bellissimo, come dire, anche movimento sportivo che spero diventi una grandissima realtà. Già lo è, ma lo spero che diventi ancora più grande e che i nostri amici radioascoltatori accorrino l'8 ottobre a vedervi. Daniele, Nicola, prima di congedarci, vogliamo fare un saluto a qualcuno, mandare un messaggio, visto che siete in radio, approfittatene pure. Beh, un saluto a tutti gli appassionati di calcio Balilla, insomma, penso nessuno in particolare, ma tutti vi aspettiamo, e spero che, insomma, poi mi auguro per la Roma, che poi giocherà in Serie A, e spero che possa fare un buon risultato. Assolutamente. Visto che sono qui a Roma. Perché no, giusto, approfittiamone. Bene, quindi insomma i nostri tifosi romanisti saranno molto contenti. Daniele? Io faccio un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che gareggeranno nella Roma League e che stanno facendo in questo momento il calcio Balilla mercato, perché calcio stanno Balilla organizzando le squadre nel miglior modo possibile. Quindi un in bocca al lupo a tutti, vinca il migliore, come si suol dire in queste competizioni. Assolutamente, che vinca il migliore, divertitevi, confrontatevi, perché questo è lo sport. Ringrazio Daniele e Nicola per essere stati qui da noi a Radio Radio By Night Roma. Grazie ragazzi. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a voi.